Franco Bettera è il campione 2015 della seconda divisione della Coppa Italia. Il veloce pilota bresciano di Torbole coglie il personale Tris aggiudicandosi per il terzo anno consecutivo il titolo della Coppa Italia. Al via di gara 1 della prima divisione, Andrea Invernizzi dalla pole ha un'indecisione e viene sfilato da Giuseppe Ghezzi e dalle due Porsche 997 GT3 Cup di Riccardo De Bellis e Alessandro Mazzolini. Ci vogliono 4 tornate a Invernizzi per riportarsi alla caccia del battistrada, complice anche il fatto che Mazzolini e De Bellis duellano in ottica campionato. La rincorsa della Ferrari si ferma però alla seconda posizione, nonostante sia autore del giro veloce. Ghezzi infatti amministra con cautela il grosso margine preso nei primi giri e si aggiudica per la seconda volta quest'anno una gara della Coppa Italia. L'ultimo scossone arriva 3 minuti dalla conclusione, quando Mazzolini sfrutta al meglio un'indecisione di De Bellis in uscita dalla rivazza e ne approfitta per sfilarlo e conquistare la leadership di classe e il terzo posto assoluto. Ghezzi si ripete anche in gara 2, dove è ancora una volta il più bravo al via. Invernizzi prova ad impensierirlo, facendo anche segnare il miglior tempo in gara, ma si deve arrendere ed accontentarsi del secondo gradino del podio. Con loro, per un podio fotocopia di quello di gara 1, ancora una volta Mazzolini, con il rivale De Bellis out dalla lotta di vertice già in avvio a causa di un problema al cambio, che in occasione della partenza lanciata lo fa sfilare ottavo. L'ingresso della safety car per una vettura bloccata in traiettoria ravviva la gara a pochi minuti dalla fine, azzerando i distacchi. Al restart però l'unico ad approfittarne è De Bellis, che guadagna una posizione cogliendo la quarta piazza assoluta e la seconda di classe. Con pista umida ma tutti su slick, Kevin Jacon fa la differenza, fin dai primi metri di gara 1 della seconda divisione, quando dalla seconda posizione sopravanza subito Enrico Bettera, partito dalla pole, e conquista la testa della corsa, che non lascerà più fin sotto la bandiera a scacchi, riuscendo ad allungare sul rivale che ha badato maggiormente a tenere dietro Daniele Cappellari in ottica campionato. Alle loro spalle bel duello di sorpassi, ma anche di errori, fra il rientrante Mariano Maglioccola e Luigi Bamonte, giunti in quest'ordine al traguardo. In gara 2 è Bettera a partire meglio e a prendere la testa della corsa allungando sui rivali. L'attenzione è così tutta per gli altri due gradini del podio, con Jacon e Cappellari che duellano ogni metro in maniera estremamente corretta. La sfida si decide solo sul finire della gara, con purtroppo un problema tecnico che comporta il ritiro di Jacon. Terzo sul podio Maglioccola. Come nelle ultime gare, anche a Imola i concorrenti della M3 Revival Cup hanno condiviso la griglia con le vetture della prima divisione. Proprio come nelle ultime uscite, è nuovamente Federico Borret il mattatore indiscusso. Al volante della vettura più veloce del lotto, non concede nulla ai rivali conquistando entrambe le gare e precedendo in gara 1 il duo Orlandini De Buono e Angelo Rogari e in gara 2 Marcello Incerti e nuovamente Orlandini De Buono.